È arrivata la vigilia, la 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 la, e il mio regalo lo apro prima, la 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 la, Dominic non lo deve scoprire, la 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 la, altrimenti si arrabbia da impazzire, la 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 la. Vabbè, ma noi lo apriamo piano, senza farci sentire. Allora, questo non è, questo non è, questo non è, questo non è. Dove l'ha messo? Il mio regalo era qui! Era grande tipo così, quadrato, cioè cubico. Insomma, l'avete capito! Era abbastanza grande, non può non vedersi. Questo significa che Dominic l'ha spostato per non farmelo aprire! Oh, ma non è giusto! Sono giorni che aspetto, non ne posso più! Lo vedevo qui, ogni giorno. Ho resistito, ma oggi è quasi Natale, che male c'è? Lei non può toglierlo, è il mio regalo! Adesso vado a dirglielo! Ehi, non è giusto! Cosa? Non è giusto! Ma cosa? Quello che hai fatto non è giusto! Io non ho fatto niente, me ne sto qui a sfogliare il mega sfide per scegliere quale gioco potremmo fare a Natale con tutti quanti. Non mentire! Tu hai tolto il mio regalo da sotto l'albero! Dove l'hai messo, Dominic? Cosa? Ma che dici? È lì sotto l'albero, io non l'ho toccato! Stai mentendo! No, ti dico di no! È lì! Sei tu che non lo vedi! È qui! Davvero? Io non lo vedo, era qui, mi ricordo la posizione, qui. Non c'è, ci sono gli altri regali ma non c'è il tuo regalo. No, non c'è il mio regalo. È il mio, era il più grande di tutti. Oh no, ci risiamo. Eric? Sì? Ho una brutta notizia da darti. Oh sì, lo so, Micia perde tantissimo pelo, ovunque. Eric, sono verdi. Micia sta cambiando colore. Ma no, non possono essere altro che peli del Grinch. Cosa? Oh no, quindi il Grinch è stato qui. Ma aspetta un attimo, perché ha preso solo il mio regalo? E gli altri? Perché gli altri li ha lasciati qui? Grinch, Grinch, facciamo uno scambio. Tu prendi questi regali e mi ridai il mio. No, ma che dici, Eric? Sono i regali per i nostri amici. Vabbè, compriamo altre cose. Dai! Aspetta, ci sono altri peli qui. Oh, è vero. Guarda. Sì, li vedo. Pelo, peletto, pelino, ce n'è altri qui, oh, altri qui, un altro qua. Ah, ai! Ah. Cosa? Casa del Grinch. Vietato l'accesso. Tutti questi peli ci hanno portati fino a qui. Alla casa del Grinch! Cosa? Ma quale casa del Grinch? Questa è casa nostra! E questa è semplicemente una delle tante stanze di casa nostra! Non è la casa del Grinch! Sì, ma hai letto il cartello! È la casa del Grinch! Dominic, non c'è più niente da fare! Dobbiamo andare via! Andiamo! Ma che dici? Vieni qua! Torna indietro! No! Il Grinch avrà messo questi cartelli, ma aspetta un attimo! Da quanto tempo questi cartelli sono qui? Eric, tu da quanto tempo non entri dentro questa stanza? Aspetta, non mi ricordo! Cosa ci teniamo dentro quella stanza? Eric, qui abbiamo la palestra! Ah, sì, certo, la palestra! Sai, io non uso questa stanza inutile. Non entro in palestra da mesi. Ecco, ti pareva. Ah, tu che fai così invece? Da quanto tempo non entri in palestra? Qualche giorno, settimana. Ok, non ho fatto molto sport ultimamente. Vabbè, allora se non la usiamo possiamo anche lasciarla a lui. Andiamo, Dominic, andiamo. Ma torna indietro. Se il Grinch pensa davvero che questa sia casa sua, chissà cosa c'è lì dentro, in quella stanza. Cosa avrà messo lì? O forse c'è lui? Cosa? Stai dicendo che il Grinch forse è lì dentro? Vieni qua, dove non andare? Non sento niente. Nulla. Che faccio, busso? Ok, busso, ma io mi allontano, busso. Vieni qui! Provaci! Se ti risponde, Dominic, noi scappiamo! Ehi! Grinch! Signor Grinch! Signor Grinch, sei lì? Dillo in inglese, mister! Mr. Grinch? È là? Meno insistente. Non risponde? Forse sta dormendo. E allora lo svegliamo. No, Grinch! No. Grinch! Good morning, Grinch! Mamma mia! Niente,
non risponde. Oh no, allora forse sta male. Cosa gli è successo? O forse semplicemente è uscito. Non è in casa, Eric. E se lui non è in casa, noi possiamo sbirciare. Tu vuoi entrare nella stanza segreta del Grinch in casa nostra? Sì, è casa nostra, quindi noi entriamo. No, 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 no. Che cosa ci sarà lì dentro? Cosa vedi, Dominique? Cosa vedi? Guarda. Che cosa? Wow. Oh, ma sono lucine di Natale. Non ci entro da un po', ma sono sicuro che questo posto non era così. Buon Grinch Natale? Qui? Questa è la nostra panca per la palestra, ma che ci fa? Un peluche del Grinch? Un gioco del Grinch? C'è anche una sveglia verde. E guarda, Dominique, questo qui è il suo vestito. E qua ci sono altri vestiti, ma vestiti con la sua faccia. Del Grinch? Sì. Anche le ciabatte. E una mascherina per dormire? Il tapirulan c'era già, ma con tutte queste lucine credo che neanche lui lo usi per fare sport. C'è un calendario. È vero. È il mese di dicembre. Ci sono scritti gli impegni. Rubare il Natale, rubare il Natale, rubare il Natale, rubare il Natale. Mi riposo. Oh. Rubare il Natale, rubare il Natale, rubare il Natale, rubare il Natale! Ogni giorno fino al 25 dicembre! Oh, sembra molto impegnativo! Per ogni giorno, dal primo di dicembre, ha appuntato sul calendario quello che doveva fare. Da quanto tempo il Grinch vive in casa nostra? Non ci sono dubbi! Vive davvero qui! C'è un calendario! Ci sono i suoi vestiti! Peli, peli ovunque! Usa la panca sicuramente per dormire, c'è anche la sveglia! Non urlare! Il Grinch potrebbe arrivare qui da un momento all'altro, proprio da dietro di me! Ah, ma come abbiamo fatto a non accorgercene prima? Il Grinch abita in casa nostra e noi ce ne stiamo tranquilli senza accorgercene! No! Guarda che cosa ha fatto a Babbo Natale! Ha messo la faccia di Babbo Natale su un bersaglio per le freccette. Già, e l'ha preso in pieno. Nel naso. Oh, povero Babbo Natale. Lo sanno tutti, al Grinch non piace Babbo Natale. No! Ha messo la faccia di Babbo Natale sul punch ball! E ci sono i guantoni. Quindi lui mette il guantone e poi prende a pugni Babbo Natale così! No, così! Fermati! Scusa! Stai prendendo a pugni Babbo Natale! Oh no, scusa, scusa, scusa! È una cosa terribile! Il Grinch è veramente cattivo. Aspetta un attimo, ma poi tutte queste lucine, tu dove credi che le abbia prese? Su Amazon? No! Le avrà staccate da qualche casa, da qualche albero! Queste sono lucine rubate in casa nostra! Oh no! Siamo dei complici! Nascondiamo un bandito! Così come questi regali. Di certo non sono dei regali per i suoi amici. Le ha rubati, Eric! Questi sono dei regali che ha rubato qualcuno e li ha portati qui! Ma quello lì è il mio regalo! L'ho ritrovato, ma è fantastico! Finalmente il regalo! Sei tra le mie mani! Ok, uno è salvo, ma gli altri regali di chi sono? E io cosa ne so? Che stai facendo, Eric? Apri il mio regalo! Apri il tuo regalo? Certo! Ma ti sembra il momento? Certo! Ho quasi rischiato di perderlo! Non sai che paura! Sei sempre il solito! Oh, sono felicissimo! Chissà che cosa mi hai regalato, Dominique! Guarda, guarda! Cosa ci sarà dentro? Guardi! Oh no! No! No, Dominique! Il Grinch ha rubato il mio regalo! No, Eric, non ha rubato il regalo. Sì, lo aveva rubato, ma adesso l'hai trovato. Il regalo è quello. In che senso? Io non vedo niente. È invisibile? No, non è invisibile. Ti ho regalato una scatola vuota. Cosa? Ma è tremendo! Che regalo è? Sapevo che l'avresti aperto prima di Natale. Così ho messo sotto l'albero una scatola vuota. E il vero regalo l'ho nascosto. Te lo darò per Natale. Quindi c'è? Sì, ma quando sarà il momento? Ancora, ancora aspettare. Sei contento? Almeno è salvo. Piuttosto dovremmo capire adesso cosa fare con questi. Aspetta, e quella che cos'è? Cosa? Eric. Sì. Quella? Quella cosa. Quella lì. Ah sì, quella lì, sì. Non lo so, che cos'è? È una telecamera. Quella è una telecamera di sorveglianza. Cosa? Vuoi dirmi che il Grinch ha messo una telecamera? Per sorvegliare la sua stanza? Come facciamo a capire se funziona? Non lo so.
so. Oh! Ma... Ok! Dominique, lo vedi che la telecamera mi sta seguendo? Lo vedi? Lo vedi? Eric, mi sa che funziona e che ha visto tutto! Ciao, Grinch! Noi siamo qui per caso! Per caso, no? Siamo passati qui per salutarti! Ciao! E c'è anche Dominique! Vieni, Dominique, vieni! Saluta! Saluta il Grinch! Ciao! Ciao, ciao Grinch! Ciao, Grinch! Buon Grinch Natale! A te e Grinch famiglia. Quindi ti stavi osservando? Cosa? Sta facendo così? Dominique, lo hai visto? La telecamera ha detto sì! Cioè, il Grinch ha detto sì! Ci stava osservando! Mantieni la calma, mantieni la calma! Sta continuando a osservarci! Ciao, Grinch! Forse non ce l'ha con noi! Magari non si arrabbia! Ah no? Siamo entrati di nascosto, abbiamo toccato tutte le sue cose e hai anche aperto il regalo che ti aveva rubato! Oh no, 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 no! Siamo nei guai! Grinch, noi adesso ce ne andiamo! Dominique, scappiamo via! Sì, e ciao! Sta pure qui tranquillamente! Fa come se fossi a casa tua! Ciao! Ciao, ciao! Ciao. Chiudo la porta, non l'apriremo più! Ciao, Grinch! Buon Grinch Natale! Oh no! Io l'avevo detto che era una pessima idea! Dovevamo andarcene subito! E adesso cosa pensi che farà il Grinch? Non lo so, ma noi dobbiamo fare qualcosa! Vieni! Non possiamo lasciare che rubi il Natale a nessuno! Forse dovremmo riconsegnare quei regali, quelli che ha rubato! Sì, Dominique, ma ci vede! C'è una telecamera! Come possiamo fare? Ok, ci serve un piano! Potremmo togliere la telecamera prima di prendere i regali! Ma ci vede! La rompiamo! Ma se la rompiamo se ne accorge! L'hai sentito, Dominique? Ma c'è un sacco di rumore e... viene da quella stanza! Ma c'è tantissimo rumore, Eric! È il Grinch! Il Grinch, sì! È tornato! Il Grinch è lì dentro? Ma cosa sta combinando? Non lo so. Piano. Forse è arrabbiato! È per colpa nostra! Oh no, Dominique, se esce si arrabbia con noi! Cosa fa? Sta distruggendo tutto! Ci sono anche le mie cose lì dentro! Dominique, scappiamo! Shh, non c'è più rumore. Forse si è calmato. Vabbè, io entro e lo affronto. Cosa? Dominique! Ehi, Grinch! Ma... non c'è? No, non c'è il Grinch. Si è portato le sue cose, Eric! Vero, non c'è più niente di suo. Ecco cos'era quel rumore. Ha preso in fretta le sue cose ed è scappato da qui, però... No, abbiamo un sacco di regali! Eric, è Natale, dobbiamo ridarli ai proprietari! Sì, giusto, infatti io volevo dire abbiamo un sacco di regali da restituire. Capiremo come fare, li ridaremo. Quindi pensi che il Grinch si sia pentito? Conoscendolo non credo, penso soltanto che si sia trasferito in un altro posto visto che l'abbiamo scoperto. Dai Eric, prendi questo! L'ho preso! Sì! Dammi una mano a prendere tutti questi regali! E voi ragazzi avete già aperto i vostri? Cosa avete ricevuto per Natale? E soprattutto tantissimi auguri di buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie! Sì ragazzi, tantissimi, tantissimi, tantissimi auguri a tutti quanti voi! Ehi Rick, il regalo! Ops, ecco! Lo aggiusto! Sì! Auguri! D'insieme, 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 d'insieme.